Allora, il ministro Balduzzi è sulla strada, ma cominciamo per non penalizzare troppo quelli che sono arrivati puntuali. Purtroppo la professoressa Cartabia non si sa se riuscirà a finire la Camera di Consiglio della Corte Costituzionale in tempo utile, speriamo di sì. Questo è per noi ormai un appuntamento annuale che ci consente innanzitutto di ricordare Leopoldo Elia, e di ricordare Leopoldo Elia credo nel modo migliore, cioè presentando il lavoro prescelto tra le tesi di dottorato in diritto costituzionale o diritto pubblico attraverso un processo di selezione che brevemente adesso vi riassumerò. Per noi il ricordo di Leopoldo Elia, che è un ricordo quotidiano nei lavori e nei gruppi di studio della nostra fondazione Astrid, perché Leopoldo per molti anni è stato il maestro di tutti noi, per alcuni di noi lo era stato anche nei decenni precedenti, a partire da me stesso, per molti decenni, per me a partire dal 1963. Ma nei primi anni di vita della nostra fondazione Leopoldo è stato il maestro che nei seminari, nei gruppi di studio, nei dibattiti sapeva sempre introdurli e o concluderli con parole non solo di saggezza, ma di grandissima capacità di ricollegare l'analisi del presente e le prospettive per il futuro ai grandi valori, ai grandi principi. Questa è sempre stata una capacità che Leopoldo ha avuto in maniera preclara, insieme al rigore della sua analisi, e insieme a un profondo rispetto per le idee altrui che lo portava spesso a fare anche controvoglia dei riconoscimenti agli aspetti positivi che avevano, che hanno spesso posizioni e tesi che pure poi nel fondo dimostrava come errate o non sostenibili, ma sempre con il rispetto delle opinioni anche discutibili ma presentate in buona fede. Io ho sempre impresso il ricordo di Leopoldo, che già ricoverato in ospedale e poi ci avrebbe lasciato dopo neanche 24 ore, mi raccomandava al telefono di completare rapidamente l'organizzazione di un seminario ad Astrid, che poi facemmo, sull'ultima riforma costituzionale francese, e mi raccomandava nominalmente di invitare una serie di esponenti politici, perché così avrebbero capito che cosa era utile fare e soprattutto che cosa era utile non fare nei processi di riforma costituzionale, prendendo a fondamento quell'esperienza sulla quale lui peraltro aveva riflettuto e di cui aveva scritto sempre magistralmente da molti anni. Oltre che ricordarlo, diciamo quotidianamente, perché quotidianamente le nostre riflessioni ci riportano ai suoi insegnamenti, e noi abbiamo già nella settimana successiva alla sua scomparsa deciso di ricordarlo con questa diciamo iniziativa, che è quella di invitare tutti gli anni i professori di diritto costituzionale e di diritto pubblico a segnalarci, a mandarci la migliore tesi di dottorato tra quelli che hanno avuto occasione di seguire o comunque di conoscere nel loro lavoro universitario dell'anno. Tra queste tesi di dottorato, una commissione di
giuspubblicisti, i professori di diritto costituzionale e diritto pubblico, che cambia ogni anno, che ruota ogni anno, effettua una selezione. Il primo anno ha portato alla premiazione del tesi dottorato e del libro che ne è uscito di Mario Di Ciommo, Dignità umana e Stato costituzionale, la dignità umana nel costituzionalismo europeo, nella Costituzione italiana e nelle giurisprudenze europee, che presentammo lo scorso anno e che è stato pubblicato con una prefazione di Enzo Cheli. Siamo alla seconda edizione, alla quale hanno concorso 17 tesi. La commissione, che era composta dai professori Umberto Allegretti, Lorenza Carlassare e Cesare Pinelli, ha premiato la tesi e oggi il libro di Davide Paris, L'obiezione di coscienza, studio sull'ammissibilità di un'eccezione dal servizio militare alla bioetica. La scelta è stata fatta tra 17 tesi pervenute, la Commissione ne ha prima di tutto selezionate 12 che sono state oggetto di un'ulteriore fase di selezione che ha fatto emergere tre tesi come meritevoli di particolare apprezzamento. Voglio leggere i nomi e anche gli argomenti perché sono significativi, anche perché la Commissione ha ritenuto che tutte e tre i lavori sarebbero stati meritevoli del premio Elia di quest'anno, anche se poi era gioco forza scegliere il migliore, perché noi ne possiamo premiare uno solo e possiamo in questa collana pubblicare un solo libro all'anno. Le tre tesi erano quella di Marco Croce, La libertà religiosa nell'ordinamento costituzionale italiano, quella di Barbara Guastaferra, Legalità comunitaria e legalità costituzionale, articolazioni e funzioni del principio di legalità alla luce del rapporto tra ordinamenti giuridici, e infine questa di Davide Paris, di cui vi ho letto il titolo. Al termine dell'esame, la Commissione, valutando, come dicevo, ampiamente meritevole tutti e tre i lavori, ha prescelto la tesi di Davide Paris, sottolineando che l'autore, nel ricostruire un tema altamente problematico, in maniera completa ed originale, ha individuato nel quadro delle possibili soluzioni legislative e giurisprudenziali un criterio equilibrato per distinguere i casi di conflitti di coscienza risolvibili mediante una legislazione permissiva, in linea con quanto Leopoldo Elia aveva argomentato nella sua relazione al congresso dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti del 2007 a Napoli, dai casi in cui il legislatore può ponderatamente scegliere di ammettere l'obiezione di coscienza. La Commissione ha comunque ritenuto di ringraziare tutti coloro che avevano partecipato alla selezione, i lavori sono stati riconosciuti come tutti di eccellente livello culturale e scientifico. Io vorrei aggiungere che il ringraziamento va anche in generale ai professori di diritto costituzionale che, appunto, come nella precedente edizione e come in quella che è in corso, anche se non siamo ancora in grado di annunciare i vincitori, sono poi i primi collaboratori, nel senso che a loro spetta attivarsi per la prima selezione. Io vorrei, nel passare la parola ai colleghi a cui abbiamo chiesto di discutere su questo tema e di presentare il libro, con noi è poi presente l'autore che dirà qualcosa prima della fine come consuetudine in questi casi, vorrei anche fare solo una notazione finale. Io personalmente non prevedevo, quando decidemmo di istituire il premio Elia, che poi alla fine, e finora è stato così nelle prime due edizioni, vedremo nella terza, i vincitori,
diciamo, le monografie, le tesi vincitrici sarebbero state tutte destinate, almeno finora è così, ad argomenti di grandissimo spessore teorico. Non credo che rappresentino, come dire, la media o la normalità dei lavori di diritto costituzionale. Chi è arrivato? Renato. Dei lavori di diritto costituzionale sono argomenti di grande difficoltà e di grande complessità. Nella prefazione a questo ultimo Valerio Nida scrive argomenti al confine, ciao Renato, argomenti al confine fra diritto positivo e riflessione teorica sui fondamenti del diritto e sui limiti del diritto. Fine della citazione di Valerio. E effettivamente è così ed è interessante vedere come giovani studiosi che dimostrano, a mio avviso, una maturità straordinaria per la loro età, come dire, i tempi della loro ricerca, riescono a padroneggiare argomenti di questo spessore e a produrre dei risultati di questa importanza. Forse anche qui è il ricordo di Leopoldo Elia che li ha, per così dire, ispirati e motivati, consentendogli di andare, come dire, oltre i normali limiti che spesso hanno queste ricerche quando sono effettuate da studiosi molto giovani, come nei casi dei due vincitori. Astrid è poi, come dire, in qualche modo fiera di aver potuto mantenere con i due vincitori delle prime due edizioni del premio Elia un rapporto di collaborazione, per così dire, costante e relativamente strutturato, anche se nessuno dei due è più al lavoro fisicamente con noi nella nostra sede di Roma, però hanno avuto altri importanti incarichi e da questi continuano a collaborare diciamo costantemente al lavoro della Fondazione, e quindi questo ci dimostra anche che questa iniziativa, che noi ritenevamo comunque in partenza doverosa come un piccolissimo inadeguato ringraziamento a chi ci ha dato inestimabili insegnamenti come Leopoldo, poi, come dire, giova anche all'attività e al lavoro della Fondazione. A questo punto, Renato, io ho semplicemente raccontato come è avvenuta la selezione, raccordato anche con la precedente edizione. Dico anche a te che per qualche ritardo quest'anno, che comunque non è grave perché siamo ancora nei tempi, non siamo ancora in condizione di annunciare il vincitore della terza edizione, il processo di selezione è in corso, diciamo, siamo arrivati ad uno stadio in cui... ma dipende dalle nostre commissioni, che sono molto autorevoli, ma anche di persone molto impegnate, a partire dal presidente Onida. Quindi... sono anche molto impegnate, questa è la ragione, d'altra parte è bene che sia così, altrimenti sarebbero dei topi di biblioteca. Questo non dirmelo, perché quando guardo l'elenco dei soci di Astrid che fanno parte del governo provo una certa vergogna, però anche molta fierezza, perché questo governo, io dico sempre che i membri di questo governo dovrebbero mettere alcune delle suoi successi incorniciati per poter dire domani ai nipoti: io facevo parte di questa squadra. Facevo parte di questa squadra. Bene, a questo punto io lascio la parola agli illustri studiosi che devono dibattere oggi su questo tema e presentare il libro. Non so se cominciamo da Valerio o da Renato. Tu hai dei limiti di tempo? No, io li ascolto volentieri, ma magari cominciamo da Vito, perché noi abbiamo
Allora cominciamo da Vito. Allora cominciamo da Vito. Devi schiacciare il bottone centrale. Eccolo, fatto. Abbiamo trovato, scoperto. Allora, io innanzitutto, come dire, mi troverei a disagio se non avessi un'amicizia di lunghissimo tempo, perché sono l'unico non professore qui dentro. Quindi, diciamo, è là. Ma è la vita di tutti i giorni che attraverso quel minimo di riflessione che proverò a fare si inserisce in questa nostra, come dire, via che ripercorre un tema e i profili di un tema di grande attualità e delicatezza. Io devo dire la verità, mi sono chiesto all'inizio la ragione dell'invito rivolto a me. Io sono sempre un socio di Astrid, eccetera, ho contribuito. Però francamente, quando mi è stato detto, dice, ma guarda, l'autore ci tiene. Sono andato a vedere l'autore, io l'autore non lo conosco, non ho letto niente di lui, così eccetera. E poi dopo, allora, mentre leggevo il libro, mi veniva in mente, dal mio ormai non più recente, anzi direi abbastanza risalente, passato professionale, mi veniva in mente, dice, ma io una volta mi ricordo che ho avuto un angoscioso problema che ho risolto con una sentenza che poi è stata modificata in appello e credo anche in Cassazione, non ci sono andato. E l'altra che andò in Cassazione e poi dopo era un altro tema. E avevo proprio il rammarico di non riuscire più a trovare fra le mie carte perché ormai era molto risalente. Poi leggendo il libro ho visto che c'era nota, in citazione Pretura Ancona 79, così pubblicato con nota di Zagrebeschi. E allora mi sono ricordato, dico, Tom, guarda, allora è così. E credo che sia quello il motivo dell'invito. Confesso che dopo tanti anni, quindi 79, la sentenza del 79, pubblicata nell'80 con un commento, direi cautamente critico, ecco, amichevolmente critico di Vladimiro Zagrebeschi, con cui i rapporti di amicizia sono saldissimi, si impostava su un tema che, ricordiamo l'epoca, il 79, eravamo in piena proprio, direi, bagarre cultural-politica sul tema dell'aborto. E il caso me lo ricordo molto bene, ricordo anche il nome del medico, era un cardiologo che rifiutò di eseguire un elettrocardiogramma ad una signora, elettrocardiogramma che sarebbe stato prodromico ad un eventuale intervento di interruzione di gravidanza, perché non era ancora deciso e questo fu uno degli elementi. Mi ricordo che la cosa mi impegnò non poco, non solo dal punto di vista teorico, quanto dal punto di vista proprio pratico, perché a parte un piccolo centro più o meno si conoscono, cioè, questo era un medico, era un esponente dell'Associazione dei Medici Cattolici, era il presidente locale, cioè, quindi c'era questa grande attesa del processo. Ed io dopo averci pensato, perché fu una delle pochissime camere di consiglio che feci con me stesso, perché in genere il pretore non va in camera di consiglio, però io sono andato 2 o 3 volte, una volta con un grande processo con la Montedison, poi questo è un altro quello poi di un'interruzione di gravidanza con agente provocatore, con costituzione di parte civile dell'UDI, dell'ORE, eccetera, e anche quella fu una pronuncia che ebbe eco. E in sostanza ho visto che dopo più di 30 anni ormai io sono rimasto lì dove ero, cioè sono rimasto lì a cercare di capire qual è la strada, o meglio che risposta dare al problema che pongono
da ormai 2300-2400 anni i due capisaldi della nostra cultura che trattano questo tema, che è l'Antigone, ovviamente, e il discorso delle leggi di Socrate nel Critone. Il Critone poi fu un testo che io avevo fra i libri di testo al liceo a Genova, quindi con un professore stimolante. E io devo dire che mi sono ritrovato in parte sulle tesi del libro, perché in sostanza anche il libro è perplesso sulla sentenza, e del resto crescendo si impara, quindi si potrebbe dire che... Io continuo a ritenere che il dato di fondo, e sulla base dell'esperienza proprio di questi ultimissimi tempi, il dato di fondo per poter giudicare l'obiezione di coscienza è, diciamo, una prova di resistenza. Prova di resistenza che noi che scriviamo le sentenze o facciamo le requisitorie utilizziamo spesso per vedere se una sentenza regge nonostante una parte delle prove siano utilizzabili o meno. Ma invece qui la prova di resistenza è un'altra, la prova di resistenza dell'ordinamento nel rendere ugualmente un servizio di pubblica utilità e di pubblica utilizzabilità in presenza del fenomeno dell'obiezione di coscienza. Questo è, diciamo, il tema che io avevo affrontato, e lo avevo affrontato con, direi, una sorta di spirito profetico, perché in effetti oggi la situazione è tale per cui l'interruzione volontaria di gravidanza negli ospedali italiani è diventata difficilissima, caro Ministro. È diventata difficilissima perché? Perché c'è una diffusione incredibile di un'obiezione di coscienza che è del tutto immotivata. Questo è il tema vero, cioè e viene messo in evidenza giustamente nell'ambito di questo lavoro, che affronta, ha il grande pregio di affrontare i problemi, non si nasconde la difficoltà dei problemi, li affronta, non ha per tutti una soluzione e direi con l'umiltà dello studioso vero, come dire, prospetta quelle che sono le sue tesi e le sue idee. Allora, è vero quello che c'è scritto nel libro. L'obiezione di coscienza è, come dire, auspicabile addirittura, con un momento forte di rinnovo del patto di cittadinanza, di comune cittadinanza, di rinnovo peculiare, perché è un rinnovo con chi in fondo in quel momento non si sente pienamente in sintonia con la cittadinanza. Ecco, dicevo, l'obiezione di coscienza ha due limiti. Il primo limite, che è difficilissimo da esaminare, che è quello della sincerità della motivazione. E l'altro limite, che invece è oggettivo, questo soggettivo è quasi impossibile, perché sennò andremmo a fare cose che sostanzialmente io credo che siano del tutto non auspicabili. Non auspicabili. Invece il passaggio che è oggettivo è il passaggio dell'incidenza dell'obiezione di coscienza sulla possibilità dell'ordinamento di dare risposte e di rendere servizi. Questo mi pare che sia il tema di fondo. Allora, sull'obiezione di coscienza in materia di interruzione volontaria di gravidanza, oggi ci troviamo di fronte, e questo lo so anche qui per esperienza un po' personale, essendo padre di una figlia medico ospedaliero che non fa questo tipo di lavoro perché è fisiatra, quindi non è né ginecologa né anestesista, però si trova in una situazione di difficoltà nell'ospedale in cui lavora ed ho un riscontro direi proprio immediato invece dall'esperienza e da un confronto serrato con un altro medico in famiglia che è la sorella di mio genero, che invece è ginecologa ed è ginecologa non credente ma obiettore di coscienza, e sinceramente obiettore di coscienza, rigorosamente obiettore di coscienza. E però oggi come oggi la situazione è diventata veramente difficilissima, perché
perché la platea dei possibili operatori si è ridotta talmente che ormai il peso dell'interruzione volontaria di gravidanza grava in maniera insopportabile su una piccola come dire, sparuta falange di medici che non hanno ancora deciso di obiettare, perché se domani dicessero che obiettano non ci sarebbe nessun modo di... Ecco, questa è, mi sembra, una... questo è un limite della tesi del dottor Paris, perché lui dice l'obiezione di coscienza, ed era in fondo il motivo vero della mia soluzione del problema, cioè io il problema lo avevo risolto in maniera molto rigorosa, restringendo al massimo l'ambito dei soggetti che potevano obiettare, cioè era soltanto quelli direttamente coinvolti nell'intervento, nell'interruzione. E quindi non quelli di prima, invece il libro fa un capovolge un po' la tesi, dicendo proprio perché è meno preoccupante, allora possiamo allargare la platea dell'obiezione di coscienza un po' prima, restringendola nell'ambito degli operatori. Ecco, dicevo, invece, noi ci troviamo di fronte ad una difficoltà oggi, che è una difficoltà notevolissima, ed è una difficoltà per superare la quale, secondo me, va ripensato il problema dell'obiezione di coscienza, quantomeno riscrivendo da capo l'articolo 9 della legge 194. Su questo non ho nessun dubbio, l'articolo 9 famoso, che è quello dell'obiezione di coscienza, è scritto male. È scritto male perché si tenta di salvare principi e prospettive difficilmente sintonizzabili, e si tenta di salvarli scaricandoli poi in gran parte, come il legislatore fa molto spesso, su interprete, per cui poi alla fine è il giudice che si trova a dover come dire, costruire una figura di obiezione di coscienza che risponda alle esigenze di chi. Ecco, questo è l'altro passaggio. Le esigenze di chi? Alle esigenze sicuramente dei soggetti, dei cittadini, anzi dei cittadini e dei non cittadini, perché per fortuna l'assistenza medica sanitaria in Italia non è riservata ai cittadini, a tutti quelli che richiedono questo servizio. Quindi questo è un primo elemento di grande, direi, rilievo. Perché? Perché una volta che la questione stia diventando, dal punto di vista quantitativo, tale da incidere pesantemente sulla possibilità di avere una resa, perché non è sufficiente che si possa fare un'obiezione di coscienza in tutta Bologna in un solo ospedale, come è adesso. Perché parlando con l'assessore regionale alla sanità dell'Emilia Romagna, che secondo me è stato il migliore in Italia, mi diceva che avevano degli enormi problemi perché ormai le interruzioni di gravidanza a Bologna erano concentrate tutti in un solo ospedale, su un gruppo di medici anestesisti che ormai non reggevano più, anche dal punto di vista non tanto fisico quanto psicologico, perché sostenevano: noi non abbiamo fatto i ginecologi per fare solo aborti, noi abbiamo fatto i ginecologi per occuparci di tutti e compreso l'aborto. Questo è il primo tema, il primo problema. E quindi l'obiezione di coscienza oggi, a livello dell'articolo 9, va ripensata profondamente. E va ripensata proprio in quest'ambito qui. E c'è nel libro una prospettiva che mi sembra una strada che si possa, forse si debba percorrere, che è quella dei, come dire, riserva di posti. Poi come si faccia con un concorso dedicato, con così eccetera eccetera, ma comunque non c'è dubbio che ormai ci troviamo in quella fase e su quel campo, in un momento, in un passaggio nel quale è necessario che la struttura pubblica si assicuri un sufficiente numero per rendere un servizio e per renderlo in modo non particolarmente pesante per gli utenti. Quest'ultima mia osservazione mi dà modo di passare a un altro elemento, a un altro argomento che ho sentito molto e che vorrei affrontare con sincerità, sperando che non ci siano presbiteri ad ascoltarmi. Dice: perché non ci sono presbiteri ad ascoltarmi? Perché il tema successivo che mi ha impegnato a livello personale, prima che professionale, è stato quello dell'obiezione di coscienza dei giudici. Io ero giudice tutelare, e in quanto unico giudice tutelare era quello che si faceva carico della
autorizzazione data alle minorenni, eccetera, eccetera. E lì ci fu da parte mia un passaggio di grande crisi personale, che però risolsi non con la raffinatezza argomentativa del libro, ma arrivando allo stesso tipo di soluzione. In sostanza, cominciarono ad arrivare da me alla pretura di Ancona giovani ragazze provenienti da tutte le Marche e poi anche dalla parte sud dell'Emilia, nonché dell'Abruzzo. E io restai molto, all'inizio molto sorpreso, poi dopo mi spiegarono perché. Perché gli altri giudici tutelari, cioè i giudici tutelari, negavano sistematicamente l'autorizzazione. Ma lo dicevano, cioè lo negavano sistematicamente, dicendo io non faccio obiezione di coscienza, perché non ritengo che si possa fare. Però siccome questo è un compito che non ritengo spetta al giudice, io nego. E quindi io mi trovai a dare di fronte qui al dilemma se far valere la mia personale, come dire, posizione di credente, sia pure, come dice il mio vescovo attuale, borderline, ma comunque sempre credente, e invece il discorso di ragazzine che venivano piangendo perché avevano fatto oltretutto viaggi sempre all'insaputa dei genitori, perché se no non venivano dal giudice tutelare. Quindi c'erano tutti questi profili. Ecco, ed anche questo è stato un momento difficile che mi ha fatto toccare con mano come l'obiezione di coscienza, se non è estremamente rigorosamente regolamentata, tenendo molto muto davanti agli occhi la situazione di chi richiede quel servizio, e allora corre il rischio di diventare un elemento dirompente. Ma non solo un elemento dirompente, ma un elemento dirompente che poi impatta sul, è questo che mi decise alla fine, impatta sulle fasce deboli della popolazione. Perché le ragazzine, figlie di società, di famiglie abbienti, non avevano nessun bisogno di venire al giudice a tutelare, sì, veniva, ma insomma lo facevano fuori, lo facevano lì. Ecco, quindi questo è un discorso che mi ha lasciato molto, mi ha colpito molto e mi ha spinto poi, e finisco con questa osservazione, mi ha spinto poi a pormi il problema di fondo che il libro tocca. È possibile per un giudice, per un magistrato, visto che io sono la Procura Generale della Cassazione, quindi non sono un giudice ma sono un magistrato, sono un PM. È possibile per un magistrato l'obiezione di coscienza? Dopo averci pensato molto, sono arrivato alla risposta netta, decisa, che non è possibile. Non è possibile. E ho spinto il ragionamento all'estremo, perché quello è uno dei modi, come i professori mi insegnano, per saggiare una tesi, la validità della tesi, cioè il paradosso. Allora, il paradosso, guarda, io come credente, come cittadino, come democratico, cioè, non ammetto nella maniera più totale che lo Stato possa erogare la pena di morte. Non l'ammetto assolutamente. Problema, se nell'ordinamento italiano fosse introdotta la pena di morte, allora che cosa succede? Fai l'obiezione di coscienza? No, ti dimetti dalla magistratura, vai via. Vai via perché non sei obbligato tu a fare parte di quello, anche se poi puoi trovare mille scamotaggi per non arrivare mai, basta che fai il civile e la pena di morte è finita, non la dai mai. Ma invece secondo me il problema è questa strada mi sembra che vada seguita ancora di più, ed è una strada che nel libro c'è. Il problema è anche di bilanciamento di interessi fra chi obietta ma può, adesso non vorrei, io non cito mai il latino, quindi nella legittima difesa quello che può scappare non scappa, è colpevole. Ecco, allora in questo caso chi può sottrarsi all'obbligo, ha una posizione secondo me non migliore ma deteriore rispetto a chi invece richiede quel servizio e non può non richiederlo. Ecco, questo mi pare che sia l'altro elemento che va tenuto presente. Allora, per chiudere, ci sono indubbiamente delle situazioni nelle quali l'obiezione di coscienza è un modo forte per rinsaldare una cittadinanza condivisa.
ma attenzione a non far passare un messaggio o comunque una suggestione che poi alla fine vada ad intaccare, a indebolire ancora di più i diritti delle fasce deboli. Ecco, io su questo sarei molto molto attento, perché lasciamo stare il discorso della dignità della persona, della relatività del concetto, eccetera. Non entro in quello, anche se mi piacerebbe molto, e poi ci sarei entrato, e forse ci entrerò quando sarò grande, forse qualcosa la scriverò. Ma sicuramente quello che dopo ormai 44 anni di mestiere e 10 anni di prestito alla politica posso dire tranquillamente è che tutto quello che impatta negativamente sulle situazioni soggettive delle fasce deboli della popolazione non va bene. E se il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ha questo tipo di conseguenza, allora il riconoscimento va ridotto al minimo e a volte va perfino negato. Questo mi pare un primo contributo alla discussione. Grazie Vito, credo che ci hai dato a tutti la migliore dimostrazione del perché ti abbiamo chiesto di partecipare a questo dibattito e alla presentazione del libro. Era una scelta che, come vedete, si è rivelata felice.